Ciao Adnan, presentati. Ciao, mi chiamo Adnan, vengo dal Bangladesh, ho 21 anni, sono in Italia quasi più di 4 anni, sto lavorando a Loano in un albergo di 4 stelle, sono stato in comunità a Torino, Salesiano San Luigi, poi sono passato in via Saluzzo, sono stato là quasi 3-4 mesi, poi mi hanno trovato un lavoro tramite Don Mauro, sono arrivato a Loano, sono qua da più di due anni e mezzo, sono qua ancora, sto lavorando. Ecco Adnan, che cosa hai imparato stando al San Luigi in comunità? Ho imparato tante cose. Sono stato in comunità, mi hanno insegnato a parlare italiano, che quando sono arrivato in Italia non sapevo niente di italiano, mi hanno insegnato italiano, mi hanno insegnato delle cose, educazioni, come si comporta con le persone, mi hanno insegnato tante cose. Qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto superare? E la lingua, che all'inizio non capivo, quindi ho dovuto imparare, prima cosa che ho dovuto imparare è la lingua, capire e parlare bene con le persone. E tu dal Bangladesh all'Italia come sei arrivato? Sono arrivato in Italia in aereo fino in Turchia, poi dalla Turchia in nave fino a Bari, poi da Bari in treno a Torino. E tu avevi i soldi per pagare tutto questo viaggio? Io ho dovuto pagare tutto il viaggio, però quando sono arrivato in Italia, quello mi hanno fatto un favore di mandarmi fino a Torino pagandomi il biglietto del treno. E in Bangladesh chi hai adesso? Adesso ne ho tre fratelli, due sorelle e un fratello, tutti sono sposati, loro hanno la loro famiglia, però poco fa ho perso la mamma e poi quando sono arrivato in Italia avevo perso anche il padre. Ecco Adnan, se un ragazzo del Bangladesh volesse venire in Italia e ti chiedesse cosa faccio, vengo o sto a casa, cosa gli suggerisci? Dipende, perché se uno sta bene in Bangladesh di non venire qua, perché anche qua c'è un po' di crisi del lavoro con i documenti, perché da noi molti di noi che vengono senza documenti, che una cosa non trovo giusto, perché una volta tu arrivi in Italia senza documenti sei in difficoltà. Io meno male che ho trovato una comunità che mi hanno aiutato a fare i documenti, a trovarmi un lavoro, ma se no io sarei come gli altri per strada a vendere fiori o vendere ombrelli, non lo so. Però se uno non ha parente, non ha visto di lavoro, consiglio di stare a casa con la famiglia e fare tutto come si deve. E a un ragazzo che entra in comunità adesso, che cosa consigli? Consiglio di fare le cose come si deve e studiare, prima cosa imparare la lingua e poi andare a scuola, fare le cose che deve fare e fare bene. Tu che cosa hai studiato oltre alla lingua italiana? Io ho fatto un corso di italiano, un corso fatto di professionale, pasticceria, cucina e bar. Quindi è importante dedicare tempo alla propria formazione. Esatto. Ma tu vivi qui da solo a Loano tutto l'anno? Io vivo da solo. Quanto pesa la solitudine? Pesa tanto essere da solo e non avere i parenti, ma è dura veramente. Che cosa ti dà la forza per continuare? La forza perché ho una famiglia da mantenere, pure la mia vita di migliorare e crescere. Voglio crescere, arrivare a un livello come si deve, perché io voglio andare a casa quando sono in gamba, per dire che quando ne ho da parte un po' di soldi, andare a casa e vivere là, non voglio stare tutta la vita. Quindi vuoi tornare in Bangladesh? Esatto, non voglio stare tutta la vita in Italia senza parenti, senza nessuno.
Certo. Senti, che consiglio dai ai ragazzi italiani che tu conosci e vedi anche qui in spiaggia? Loro vengono per le vacanze, ne hai visti tanti in questi anni. Qual è la cosa che secondo te i ragazzi italiani, guardando uno straniero, dovrebbero ricordarsi e apprezzare? Di essere, come si dice, essere seri e fare, cioè andare a scuola quando ha finito di studiare e subito cominciare a lavorare, così non stanno sui genitori, che i genitori devono pagare tutto, e anche per i genitori un peso di tenere un figlio o una figlia che è maggiorenne, che ha tanta spesa anche per lui o lei. Ecco Adnan, un tuo ultimo saluto, che ricordo vuoi lasciare a chi vede e ascolta la tua intervista? Qual è la cosa più bella che una persona si deve ricordare sentendo la tua esperienza? Che non bisogna mai scoraggiarsi, e saper apprezzare sempre le proprie doti e lasciarsi accompagnare dalle persone che ti vogliono bene. Tanti auguri Adnan. Grazie. Grazie.